Valerio Spigarelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali, avvocati, magistrati, associazioni che si occupano dei diritti dei carcerati, tutti insieme qui alle Camere Penali per parlare del sovraffollamento nelle carceri. Qual è la soluzione? Ma di soluzioni ce ne sono diverse, ci sono soluzioni che possono essere adottate immediatamente a costo zero, così si dice, e delle soluzioni che sono invece di più ampio respiro, di più lungo termine. Sicuramente tra le soluzioni a costo zero rientra una modifica di alcune leggi che hanno procurato un maggior ingresso o una maggior permanenza all'interno del carcere. La legge ex Cirielli è la prima che viene in mente, ma anche altre leggi come la Fini-Giovanardi che producono un ingresso in carcere per tipologie di comportamenti che probabilmente non hanno invece quella pericolosità che dovrebbe essere comunque sottesa all'ingresso in carcere. Ancora a costo zero è enfatizzare, se vuole, il fatto che la custodia cautelare in carcere per il nostro sistema processuale è un'estrema ratio. Dovrebbe essere applicata solo in casi limitati di reale immediata pericolosità dell'imputato e invece viene applicata contro lo spirito e anche la lettera della legge in molti e molti casi. Il dato è eclatante, noi abbiamo il 42% della popolazione complessiva detenuta che è costituita da imputati in attesa di giudizio. E allora anche riformare la norma, per dire quello che la norma già dice per la verità, per enfatizzarlo e quindi per rendere la custodia cautelare in carcere un evento eccezionale, legato a precisissimi criteri di pericolosità dell'imputato, è una riforma a costo zero che si può fare. Presidente, quello che emerge da questo incontro e dal documento che è stato presentato durante questo incontro è che praticamente non sono i vostri clienti più facoltosi quelli che stanno in carcere, anzi spesso si tratta di persone che non riescono ad avere un'assistenza reale. Sì, cioè, è ovvio, basta leggere i dati della popolazione carceraria per rilevare che c'è una rilevantissima quota di marginali che entrano in carcere, soprattutto che entrano ed escono rapidamente dal carcere. Anche questo è un dato che va preso in considerazione, però non è il problema del tipo di persone che entrano più frequentemente in carcere, non ci deve allontanare dal problema più grosso, che è proprio la concezione della detenzione. Noi abbiamo proposto carcere, infittito il catalogo dei comportamenti che portano in carcere, senza considerare che poi il carcere raramente risolve il problema sostanziale. Noi abbiamo reso più difficile applicare le misure alternative al carcere, per esempio con la legge ex Cirielli, senza considerare che quando applichiamo quelle misure alternative, i dati sono chiarissimi da questo punto di vista, crolla l'indice di recidiva, cioè tanto più noi riusciamo a trovare delle alternative al carcere e percorsi di reinserimento che prescindono anche dalla permanenza in carcere, tanto più raggiungiamo lo scopo previsto dalla Costituzione che è l'emenda e la risocializzazione del condannato. E allora se questo è ed è in dubbio, dovremmo cominciare a ragionare di pene diverse, che sono anche pene afflittive. Negli Stati Uniti le star che commettono dei reati le trovi a fare dei lavori socialmente utili, che è una pena gravosa per una persona famosa, molto più grave che non stare magari in carcere un breve periodo di tempo. Per questo, oltre alle riforme diciamo a costo zero, bisognerebbe ripensare al catalogo delle sanzioni, introdurre sanzioni diverse dal carcere, ma comunque sanzioni retributive, sanzioni che producono il loro effetto. Introdurre la messa alla prova, un istituto che ha dato una buonissima prova di sé nel giudizio minorile, che può essere introdotto per gli adulti, cioè tutto quello che una volta applicata la pena serve a rendere la pena utile dal punto di vista sociale. Noi molto spesso ci troviamo di fronte a questa sorta di rappresentazione irreale, e cioè che i buonisti, come magari siamo noi e le associazioni che si occupano del carcere, si scagliano contro il carcere e quindi non tengono conto della sicurezza. È vero il contrario.
Cioè è vero che applicando delle leggi che sono leggi razionali, la pena ha maggiore funzione anche dal punto di vista della sicurezza, difendendo la legge Gozzini, per esempio, che molto spesso viene imputata senza nessuna responsabilità, quando un detenuto in misura alternativa o in affidamento in prova commette un reato e finisce sui giornali, finisce sui giornali. Gli altri 1000 che quel giorno sono in affidamento in prova e che invece si reinseriscono, ovviamente non fanno notizia. Un albero che cade fa rumore, una foresta che cresce no. Allora, rivoltiamo il luogo comune. Pensare il carcere in una società moderna come estrema ratio e fare che il carcere, quando c'è, sia realmente finalizzato alla rieducazione, c'è utile dal punto di vista della sicurezza, molto più che la propaganda, molto più che la richiesta o l'invocazione del carcere. C'è un dato che io vorrei ricordare. Quando un tribunale di sorveglianza mette in detenzione domiciliare o in affidamento in prova qualcuno che poi commette qualche cosa, si imputa tutto questo alla legge Gozzini. La legge Gozzini è una di quelle leggi che ha una percentuale di applicazione positiva che, se tutte le leggi italiane fossero così, saremmo la Svizzera proprio.